La prima cosa che abbiamo fatto in modo molto spontaneo era di chiedere alle persone all'interno della nostra piccolissima produzione, perché veramente è piccolissima, e un partner locale sempre nella zona di Montebelluna, dove noi abbiamo una nostra seconda sede, di metterci, diciamo, a fare questi prodotti richiesti. Ed era un primo passo. Bello perché siamo comunque riusciti anche a utilizzare dei materiali leftover di Gore-Tex e di Powerflex per fare delle produzioni, dei prodotti lavabili e riutilizzabili. Poi però ci siamo, e anche delle mascherine lavabili, quindi riutilizzabili. Ci siamo però resi conto, rispetto a quello che erano le richieste, ovviamente questo non bastava. E quindi il nostro CEO Christoph Engel ha contattato i nostri partner in Cina, licenziari di Saleva, che sapeva che avevano dei contatti e sapevamo che erano in grado a fornire del materiale, per chiedere se era possibile aiutare in questo momento. Quindi, diciamo, qui il nostro ruolo poi si è, diciamo, intromesso più nel creare un contatto, trovare la soluzione logistica, eccetera, quindi un sacco di cose anche inaspettate che abbiamo poi scoperto un po' alla volta, e siamo in qualche modo riusciti a organizzare questi prodotti necessari in questo momento. Ad esempio, cosa avete scoperto? Ma guarda. Allora, al di là che, diciamo, parliamo di numeri importanti, perché poi, diciamo, non è solo per l'Alto Adige, ma ci ha contattato di seguito anche la Protezione Civile Italiana Ah, e, ok. la protezione, e diciamo, il Nord Tirolo, sempre con la stessa esigenza. Quindi, Certo. diciamo, una prima sfida era che ai nostri partner in Cina abbiamo sempre comunicato delle quantità nuove e non riusciamo quasi a starci dietro. Poi ovviamente il secondo compito difficile era capire come riusciamo a portare questi prodotti in Europa, che era una sfida bella importante, perché aerei non disponibili, perché varie questioni politici da risolvere, eccetera, eccetera. Alla fine abbiamo mandati, anzi con anche l'aiuto del governo austriaco, mandati 3 aerei. In Cina, dove hanno recuperato tutti i prodotti mettendo i cartoni anche sui sedili, diciamo, dell'aereo, Ah, per far ok. starci più possibile. Quindi ecco, ci sono stati un po' di momenti divertenti anche in questo senso. Diciamo che voi avete più mano libera essendo un'azienda privata rispetto al pubblico, e questo anche che avete fatto un po' da Ma sì, facilitatori. penso la differenza qui e il valore aggiunto che noi siamo riusciti a mettere è che ovviamente un'azienda privata abituata a lavorare con i paesi asiatici, abituata a gestire certi volumi a livello di logistica, eccetera, ovviamente è anche abituata a mandare in Cina delle somme di, diciamo, importanti. Comunque è molto più semplice per un'azienda che ci è abituata, che conosce tutti i processi, tutta la logistica, tutte le complessità che possono essere legate a questo. Ovviamente, magari per una pubblica amministrazione questo era più difficile. Senti, Ruth, come mai avete preso questa decisione? È una nuova, diciamo, dimensione dell'impegno in ambito della sostenibilità e anche della responsabilità civile e Ma sociale. diciamo che era una cosa veramente molto, molto spontanea, la voglia, diciamo, comunque di dare una mano, di dare il nostro contributo in una situazione difficile per l'Italia. Stiamo semplicemente, diciamo, mettendo a disposizione i nostri contatti, la nostra conoscenza di processi e il nostro know-how. Anche perché ci siamo resi conto di quanto importante è la velocità in questi momenti. E questa è probabilmente la parte più importante che noi siamo riusciti a portare rispetto magari
la pubblica amministrazione, che avrebbe avuto tempi molto molto più lunghi, mentre noi siamo stati veramente in grado di reagire in 2-3 settimane. E devo ringraziare tutto il team che ci ha contribuito, perché veramente hanno fatto un lavoro fantastico, lavorando anche di notte, perché poi con la Cina devi comunicare spesso di notte. Certo, perché c'è il fuso orario ovviamente. Esatto. Ma quanto materiale avete già consegnato? Oddio, devo dire che ho perso un po' il controllo della situazione. Sono atterrati i primi tre aerei settimana scorsa e stanno atterrando altri tre aerei. È in parte materiale per l'Alto Adige, in parte per l'Italia, e anche la protezione civile italiana ha già ritirato tutta la merce. Stiamo adesso lavorando per consegnare anche il materiale per il Nord Tirolo. Comunque c'è questo fabbisogno enorme, appunto, di materiale sanitario. Ve ne siete proprio resi conto dalle richieste che avete avuto non solo dalla provincia di Bolzano, ma anche dalla Protezione Civile Nazionale, quindi... Esatto, esatto. Allora, molte aziende in questo momento, si legge, si stanno riconvertendo le proprie produzioni. Oggi, ad esempio, ho letto di Armani, che sta producendo camici monouso. È un segnale forte, un bel segnale da parte dei grossi brand italiani. Ma guardo, secondo me il bello comunque in questa situazione un po' difficile per tutti quanti è veramente che c'è una grandissima solidarietà tra le persone, tra le aziende, e ognuno fa il meglio nelle sue capacità. C'è il panificio sotto casa mia che ha mandato un messaggio a tutte le aziende che in qualche modo non riescono più a tenere aperte le mense aziendali, scrivendo che fanno un servizio gratuito di fornitura panini, eccetera. Cioè, anche questo è un piccolo segnale, ma certo. Penso che il bello in questa fase è veramente che tutti cercano di fare il loro meglio, di contribuire in qualche modo. Questo, devo dire, è proprio una cosa che si nota tanto in questo periodo, no? A proposito di questa, finita questa emergenza, che ci auguriamo finisca nel più breve tempo possibile, cambieranno un po' le abitudini, secondo te, delle persone, e poi è ricaduta anche le abitudini dei consumatori? Questo sarà interessante da scoprire. Penso che un po' tutti ci chiediamo in questo momento come sarà il giorno 1 dopo la crisi corona, diciamo. Come azienda, ovviamente in primis, e penso che come azienda dovremmo anche essere forse un po' creativi a trovare nuove soluzioni, intraprendere nuove strade, ma probabilmente anche la società cambierà in alcuni modi. Speriamo che nel positivo e che, certo. che tiene per un bel po', però qualcosa lascerà, ecco. Però secondo te i negozi fisici subiranno un contraccolpo a favore magari delle vendite online, o questo non pensi che possa succedere? O comunque è già un processo irreversibile? Ma sono curiosa, perché sì, vedo adesso anche, per esempio, qui in Alto Adige ci sono tantissime iniziative di shop online, local, eccetera. Quindi al momento si sente veramente in modo molto forte anche questa solidarietà anche con l'economia locale, in qualche modo, locale anche nel senso proprio i negozi del paese, i negozi della città, eccetera. Ecco, non penso che poi tutti compreranno solo locale, però che magari qualche momento un po' più riflettuto, più pensato nel momento di acquisto, forse ci sarà, ma ci sono tanti esempi, cioè ci stiamo tutti abituando al home working, ci stiamo tutti abituando a lavorare con 1000 tool. Io stamattina ho fatto una call in Zoom, una in Webdesk, una su Google Skype for Business, una su Blue Jeans, quindi stiamo tutti imparando a gestire questa gestione con i mezzi, i tool che ci sono, ecco. A proposito, i dipendenti di Bolzano stanno lavorando da casa, sono in smart working, alcuni sono in ferie. Come vi siete comportati verso di loro?
Ma allora, diciamo, noi lavoriamo quasi tutti in home office. Ci sono alcune pochissime funzioni, soprattutto magari nel prodotto, eccetera, dove era un po' più difficile, diciamo, lavorare da casa. Le ultime settimane erano parzialmente in ufficio, almeno nei momenti importanti. In questo periodo, diciamo, da questa settimana sono in home office in praticamente tutti. Abbiamo aperto il magazzino di Bolzano perché stiamo gestendo l'aspetto logistico, infatti, per il discorso mascherina, eccetera, quindi abbiamo potuto tenere aperto il magazzino in modo molto limitato, però comunque quello è operativo. Tutto il resto sta lavorando a casa. Infatti, è vero anche che ci sono una serie di iniziative carine per comunque riuscire in qualche modo di rimanere in contatto. Certo, e soprattutto appunto anche te che ti occupi anche di risorse umane, magari ci sarà anche, si potrà cambiare anche un approccio al lavoro in seguito a questa Ma guarda, emergenza. ci sono veramente un po' di iniziative, a parte che abbiamo cercato di mettere su un portale nel quale cerchiamo di condividere quei momenti che al solito si condivide magari durante la pausa di caffè o comunque durante il pranzo. Abbiamo messo su un portale nel quale, diciamo, cerchiamo di rimanere comunque connessi tra di noi. Facciamo delle classi di lezioni Ah sì. di yoga online, facciamo delle pause caffè digitali, facciamo dei challenge tra colleghi che in parte coinvolgono anche i bambini, quindi cose divertenti che comunque alleggeriscono un po' questo periodo, diciamo, chiusi in casa, ecco. Ma non c'è bisogno anche di una figura esterna, un supporto psicologico, secondo te? O questo non ci avete pensato? Ma allora io penso che per le persone che hanno da fare e che comunque magari tramite vari tool sono in contatto con i colleghi è molto più gestibile invece che le persone che devono rimanere a casa, non possono lavorare perché magari lavorano in negozio, che veramente non hanno possibilità di lavorare in questo momento. Noi per il nostro team in retail, quindi sia i collaboratori, diciamo, nei negozi di Saleva che anche di Under Armour, abbiamo per esempio pensato di fare un'academy digitale, quindi con formazione di prodotto digitale, con vendita, di Ok. suggerimenti di vendita, diciamo, sì, un'academy svolta su un tool digitale, in modo che i dipendenti che in questo momento non possono lavorare perché se fai il commesso a negozio purtroppo è Certo. impossibile, abbiano comunque, diciamo, la possibilità di formazione, di sviluppo, eccetera, in questo periodo e Bella iniziativa. hanno messo in piedi un tool molto carino. Ecco. Ci chiede Agonistica Sport Market per l'estivo cosa pensi? Cosa faranno i negozi? Avranno materiale? In che senso pensi Nel che... senso, penso in seguito a questo stop, se i negozi verranno riforniti normalmente per l'abbigliamento estivo. Ma allora diciamo noi come azienda abbiamo consegnato la merce per questo estate molto presto, quindi prima anche del solito, quindi i nostri prodotti sono in gran parte in negozio. Quindi diciamo per quest'estate la nostra merce è già in negozio. Ok. Dobbiamo sperare in qualche modo che i nostri partner, ma anche, diciamo, anche nei nostri negozi, riescano a venderli nel momento cioè nel più possibile in questi prossimi mesi. Ci stiamo comunque anche già lavorando su delle idee, su dei concetti, come fare per aiutare per un'estate prossima. Dove magari sarà un po' più difficile, perché magari quest'estate sarà un po' difficile. Anche perché poi lavorate sulla produzione voi un anno in anticipo, quindi. Esatto, almeno. Senti, l'ultima domanda, Ruth, visto che noi ci occupiamo di donne di montagna, tu che sei una super sportiva, appassionata di montagna, soprattutto di sci alpinismo, la domanda sorge spontanea: come riesci a conciliare tutto, ovvero
la famiglia, il lavoro e poter poi fare anche svolgere le attività outdoor che tanto amiamo. Bah, penso che è una sfida continua che un po' bisogna, bisogna affrontare tutti i giorni. Diciamo che uno, abbiamo negoziato io e mio marito una sorta di calendario che ci permette, diciamo, di conciliare un po' le cose. Abbiamo per esempio stabilito la regola che il domenica è giorno di famiglia, quindi lo passiamo noi quattro insieme, mentre il sabato, un sabato esce lui a fare attività, un sabato esco io. Quindi ecco, ci sono prendete nota, donne in ascolto. Quindi diciamo abbiamo trovato questo compromesso. Poi magari ci sono anche dei momenti in cui, soprattutto, sì, magari d'inverno ti fai il piccolo sci alpinismo la sera o la mattina. E poi, diciamo, io soprattutto devo dire un gruppo di amiche fantastiche con cui una volta nell'anno cerchiamo di fare un viaggio insieme, un viaggio di 4-5 giorni, dove al solito facciamo un trekking. Era pianificato per maggio di quest'anno. Mi sa che dovremmo vedere se riusciamo a farlo, però poi ci sono anche questi momenti dove, diciamo, un paio di volte nell'anno cerco di prendermi un paio di giorni con me, le mie amiche, compagne di montagna, per passare 4-5 giorni insieme, 2, 3, 4, 5, una volta all'anno 5, ecco. Quindi, appena finirà questa emergenza, ci auguriamo presto, quale sarà la prima cosa che farai? Va sicuramente andare in montagna, penso in famiglia prima di tutto, perché anche i bambini purtroppo non ce la fanno più a stare in casa. E tu hai due figli, giusto? Io due maschi, infatti l'altro giorno erano talmente disperati a stare a casa che ci hanno chiesto se potevano dormire in tenda in terrazza. Ah, veramente? Quindi si sono montati la tenda in terrazza, hanno dormito in terrazza. Quindi penso la prima cosa andare in montagna tutti insieme e la seconda spero il weekend dopo di riuscire a fare un giro da sola. Ecco, quindi nel senso, Ruth, diamo un messaggio di speranza, diamo un messaggio positivo che comunque insieme anche con le vostre iniziative, con il vostro aiuto, con quello di altri brand che si occupano di tutt'altra cosa, e si possa insomma insieme superare questo momento. Assolutamente, sono convinta che è comunque importante vedere in questo momento complicato, strano e anche difficile a volte, vedere comunque anche le opportunità e i momenti positivi, perché in ogni crisi c'è anche un po' di opportunità e starà a noi a capire come interpretare e come utilizzare questi momenti. Grazie, grazie mille Ruth, continuiamo a seguirci, anche tu segui noi Donne di Montagna e assolutamente le vostre azioni e appunto i vostri contenuti e le iniziative che portate avanti con grande passione. Grazie mille. Ciao a tutti, ciao, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ciao.